Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi ho fatto il pandoro con questo nuovo lievito, tipo lievito madre. Guardate quanto è elastica questa pasta. Prendo il mio lievito che l'ho rinfrescato 3 ore fa. Guardate che bello com'è cresciuto. Lo prendo. Lo faccio a pezzetti e lo metto in planetaria. Poi lo terrò un po' a bagno con il latte per una decina di minuti, così si ammorbidisce e si scioglie meglio. Il latte è temperatura ambiente. Vi ricordo che in info box vi metto il video per fare questo lievito. È semplicissimo, non vi spaventate. Poi mi serviranno 5 uova, di cui 2 intere e 3 tuorli. Tanto vi scrivo tutto in info box. Gli albumi non li buttiamo naturalmente, li mettiamo in frigorifero, poi ci faremo qualche ricettina come brutti ma buoni, ricciarelli, meringhe. Il pandoro forse non lo provate, ma io ci metto la buccia di limone grattugiata. Voi fate come volete, se non ce la volete mettere. Ho fatto il burro a pezzetti e lo lascio a temperatura ambiente. Per quanto riguarda la farina, utilizzerò 100 g di 00 e il resto di Manitoba, con almeno 400 di forza e 13 di proteine. Iniziamo a sciogliere il lievito. Metto le uova, tuorli e uova intere. Poi metto la buccia di limone grattugiata, la vaniglia, metto lo zucchero, questa fialetta è un aroma burro e vaniglia, è buonissima, sa proprio di pandoro. Ce la metto a metà. Incomincio a mettere la farina. Metto un pizzichino di sale. Adesso, un pezzetto per volta, metto il burro. Aspettiamo che si amalgamano questi due pezzi e poi metto altri due pezzi. Il burro non deve essere troppo duro, un pochino morbido. Il burro si è sciolto abbastanza, adesso cambio, metto il gancio. Stacco un po' l'impasto dalle pareti. Una volta messo il gancio, facciamo girare l'impastatrice a una velocità media finché non si incorda. Ogni tanto stacchiamo l'impasto dalle pareti e facciamo attenzione che non si scaldi troppo, altrimenti lo fermiamo e aspettiamo un pochino. L'impasto si stava un po' scaldando. Adesso lo tengo fermo 30 minuti circa. Intanto imburo lo stampo del pandoro. Questo è da 800 grammi, ma potete usare anche quello da 1 chilo. Passo bene il burro dappertutto. Faccio ripartire l'impastatrice a velocità bassa. Ogni tanto facciamo l'operazione di staccare l'impasto dalle pareti e sentiamo se è troppo caldo. Dovrebbe essere non più di 25 gradi, però se non avete il termometro, mettete il dito dentro e sentite subito se è caldo, vi fermate. Comincia ad incordare.
Allora, io mi sono fermata 2 volte per 30 minuti. Lo so che è noioso, lungo, bisogna avere pazienza perché più si incorda e più verrà un bel impasto elastico e sarà una buona riuscita del nostro pandoro. Guardate, non ci credo, mi viene da piangere. Guardate che bello, la pazienza ha ripagato. Chi la dura la vince, come si dice. Ora ungo la ciotola con un pochino di olio e ci metto dentro l'impasto a lievitare. Tiro su la mia palla. Troppo bello, super liscio. Adesso copro e lascio lievitare. Riprendo l'impasto. Io l'ho lasciato lievitare 3 ore. Adesso lo metto sul tavolo. Faccio qualche piega. Cerchiamo di inglobare più aria possibile. Chiudo con la pellicola, metto nel forno chiuso con la luce spenta per tutta la notte e anche di più. Vediamo finché cresce, che arriva fino sopra il bordo. Dopo 9-10 ore il pandoro è cresciuto così. Se usate lo stampo da 1 chilo, deve crescere sempre così. Io purtroppo ho lo stampo da 800, quindi lo faccio crescere ancora un altro pochino. Però l'aspetto è stupendo. È arrivato il momento di cuocere il pandoro. Allora, siccome il mio forno cuoce molto in basso, ho messo sotto una teglia. Però se il vostro è normale, metteteci la griglia. Poi questo forno ha la funzione del vapore, per cuocere il pane e lievitati. Però se non avete questa funzione, mettetelo statico, questo funziona solo ventilato. E io l'ho messo a 160 gradi perché è molto potente questo forno. Purtroppo è così. Quindi voi mettetelo a 170 se il vostro forno è normale. Metto dentro il pandoro e faccio cuocere circa 45-50 minuti, poi faremo la prova dello stecchino. Guardate che bolle che fa, come cresce. Poi ho messo un pochino di acqua sul fondo, che questo è predisposto così. Nonostante sia basso, 160, ha già fatto le bolle un po' colorate. Io infatti ho messo una griglia sopra sopra in alto. Adesso velocemente ci metterò un foglio d'alluminio. Quindi voi mettetelo prima, il foglio sopra. Mettete la griglia alta alta e ci mettete il foglio. Così non rischiate, non dovete aprire il forno. Guardate com'è cresciuto, è stupendo fino ad adesso. Dopo 30 minuti ho abbassato un pochino la temperatura. Io da 160 l'ho messa a 155. Sono passati 45 minuti, ho fatto la prova dello stecchino, è bello asciutto. Però io adesso spengo il forno e lo lascio dentro 5 minuti. Comunque, la temperatura non la mettete troppo alta perché vedete, nonostante l'abbia coperto sopra con la stagnola, si è un po' colorato troppo, quindi regolatevi. Pronto il pandoro, adesso lo facciamo raffreddare almeno 1 ora dentro la teglia e poi lo tiriamo fuori. Lo copro con un tovagliolo però. È venuto il momento di tirarlo fuori.
L'aspetto non è male, però bisogna vederlo quando si taglia. Adesso lo lasciamo raffreddare completamente. Ora affettiamo. Ragazzi, guardate che cos'è. E poi ancora è tiepido. Questo sarà buonissimo domani. Spettacolare, sono molto soddisfatta. Ciao, a presto da Marta. Capisco che non è facile aspettare, ma vi consiglio di aprirlo quando è freddo freddo, anche il giorno successivo. Lo chiudete in un sacchetto di nylon così rimane morbido. Comunque è spettacolare, ragazzi, provatelo perché ne vale la pena, eh!